più sicurezza c'è per il Papa, meglio è. Ma il problema, si fa per dire, è anche che da tutto l'Egitto fioccano richieste per partecipare alla messa con lui. Ecco perché sarà celebrata sabato 29, con probabile presenza del presidente al-Sisi, allo stadio dell'Aeronautica del Cairo, sito militare dunque più protetto e più capiente pure, 25.000 posti che comunque non basteranno. A una settimana dall'arrivo di Francesco in Egitto, autorità e comitato organizzatore mettono a punto gli ultimi dettagli. Sarà l'occasione per tutto l'Egitto, paese in gran parte islamico, di conoscere meglio il cristianesimo e la figura del Papa. C'è tanta preparazione, addirittura la televisione egiziana ufficiale, in continuazione, cercare delle interviste, trasmettono delle cose sul Vaticano, sul Santo Padre, sui suoi viaggi, sui suoi discorsi. E il Santo Padre è molto ben voluto in Egitto da tutti. Oltre agli appuntamenti ufficiali in agenda, la speranza è che il Papa lasci il segno anche con gesti o parole spontanee in situazioni come il saluto venerdì sera a 300 giovani nel cortile dell'Annunziatura. Ancor più significativa sarà la preghiera silenziosa in omaggio alle vittime degli ultimi attentati a diverse chiese copte, di fronte al muro ancora sporco del sangue sparso l'11 dicembre accanto alla cattedrale copta di San Marco, per incoraggiare tutti a vincer l'odio e il fanatismo religioso. L'Egitto sta facendo tutto il possibile proprio per affrontare questo problema e sta facendo tutti gli sforzi.